Ma buongiorno, Hakuna Matata dal vostro Ciccio Gamer 89. Sì, ogni tanto anch'io faccio qualche reaction, magari in italiano se ve lo dico è ancora meglio. Puoi mangiarlo due episodio 4 con Human Safari da quel cretino di Xmurri. Se questi video vi piacciono, mi raccomando, un bel pollicione in su per il vostro Ciccio Gamer 89. Sapete com'è? Delle volte queste cose si possono fare. Se vi piacciono questi video, mi raccomando, tantissimi mi piace. Voi vi chiederete, ma perché Ciccio stai proprio reactando proprio quel cretino di Xmurri e ti puoi mangiarlo? Ma chi lo sa, forse così, boh, per dissarlo un po'. Allora, andiamo direttamente a vedere che cosa... Io non, allora, non ho mai visto questa puntata, ho visto le precedenti. Human Safari, chi non lo conosce, andiamo a vedere quel cretino che cosa ha combinato. Oggi però c'è una grandissima notizia, sì, e sì, cioè che abbiamo uno sponsor. Mamma mia, questo per i soldi. Oh, eh beh, l'hanno messo anche a lui quel coso. Dai, diciamo che qualcosa so di come funziona. Puoi mangiarlo. Ripeto, chissà perché c'ho queste sensazioni dentro di me proprio. Ehi, faraoni, conosci quindi la serie, il format? Vedi che abbiamo rifatto tutto. Ma Murri, per caso hai il microfono doppio? Certo, veramente le cose non sei capace a farle, eh. All'episodio 4 in cui, cioè, comunque non è tra di noi, ragazzi, ve lo dico. Cioè proprio è palesemente assente. Lui è emozionatissimo. Fatto che ci fosse il cioè, raga, puoi mangiarlo, due. È registrato con il pubblico in sala. Anche l'uno, però, vabbè. Sì, ma si vede che sei un grande fan. Direi quindi di lasciare un minuto di silenzio a Nicolò e di partire con la prima domanda. Golden Milk, ragazzi, questo sono forte con queste domande, sono molto forte. Golden Milk è una bevanda a base di zenzero che aiuta la digestione. Ok. Un frullato a base di latte vegetale, ok, e curry dall'effetto disintossicante. Una bevanda a base di curcuma che serve da antinfiammatorio naturale. È uno smoothie energizzante. Allora, secondo me è una bevanda a base di curcuma, perché il Golden Milk credo che sia una cosa molto indiana. Ipotizzo, lui dovrebbe sapere parecchie cose, eh. Essendo cittadino del mondo, no, manco vecchio. Però Golden Milk, eh? Che inizia di giallo, potrebbe essere... È un latte la bevanda, la curcuma. Una bevanda a base di curcuma che serve da antinfiammatorio naturale ed è la risposta... Oh yes! Let's go! Vabbè, secondo me è indiano. Non l'hanno detto, ma secondo me è indiano. Fan numero uno della serie, fossero tutti come te, sarei sotto un ponte. Direi di prendere la prima cloche. Quando pesa è brutto, eh. Cioè, quando pesa è brutto. Un po' complicato, ma siccome già l'ho toccata, guardami negli occhi, così la facciamo scoprire a loro e vediamo di che cosa si tratta. Quanto sarebbe bello se io andassi a fare... Puoi mangiarlo con Murri, sarebbe bellissimo. E magari questa tipo uscisse a febbraio, sarebbe... 3, 2, 1... Cos'è sto... Ma che c***o? No, già. Ma cos'è? Che animale è soprattutto? Sono diversi animali. Che m***o è? Insieme ai discarti di budella di diversi animali, che viene chiamato quarume. Ah, acquarume! Allora, cosa ha dentro, regia? Qua c'è un... quello che sembra una trachea. Mamma mia, che schifo, regà. Mamma mia. Esatto. Senti la fragranza. Beh. Sì, comunque... Dai, secondo me è buono. Ho visto le carote. Porca d'ora! Un applauso a Nicolò! Assolutamente! Capirai, ma Human Safari sarà abituato a mangiare qualsiasi roba! Ah, mi sono proprio pentito di questa merda. Condito bene, vuoi... No. Pagano fatto il centaio. Come se avesse accettato. Dai, tu prendi tutto il grasso della mortadella. Cosa? Una palla e te la mangi. No! Non potevi buttarlo, scusami. Direi di passare alla seconda. Mamma mia, raga. Il... chutney. Vabbè, il chutney, dai. Un dolce a base di frutta o verdura. No. Una salsa piccante speziata. Un dolce cremoso. Una marmellata densa. Chutney. Il chutney. Cavolo, non è una marmellata densa. Non è un dolce cremoso. Mi sa che è una salsa piccante speziata. E non mi ricordo. Non mi ricordo il chutney di che. Una salsa agrodolce a base di frutta o verdura. No. Una salsa agrodolce a base di frutta. No. Invece sì. Però al 50%, dai, c'ero vicino. Il chutney, cioè proprio tu master. Pensavo che. Tutto il giorno. Più puoi mangiare. Che fosse quella piccante. Mannaggia, oh! Praticamente io cedo il panino mega sponsorizzato. Bastardo di Murri. Possiamo
schifoso. Però si vede che è buono, eh. Grazie regia, mamma mia. Ma lo sai perché mi piace? Ce la deve questa... descrivere lui. Ah, buono. Sembrerebbe sì, buono. Prego, terza domanda. Qua sono forte, sono forte. Sì, sono una pasta dalla forma allungata, tipica dell'Umbria. Ma perché si chiamano così? Perché? No, allora, non è che sono gli strangozzi, in gergo da noi a Roma si chiamano gli strozzapreti, che dovrebbe essere acqua e farina, perché una volta i preti non avevano i soldi e quindi facevano acqua e farina e si chiamavano gli strozzapreti perché erano un po'... Buona, bella cacciosa! Cacciosa, un po'... Buona, però cacciosa! Vediamo se c'ho ragione, eh? Ricordano le stringhe delle scarpe. Il loro condimento è talmente piccante da togliere il fiato. Una leggenda racconta che furono inventati da una donna che voleva uccidere il marito. Sì, più lunghe ste opzioni, minchia. Chi la mangia rischia di schermo. Affogarsi. Oh, vedi, chi li mangia rischia di strozzarsi. Secondo me è quello là, perché gli strangozzi dovrebbero essere in gergo romano gli strozzapreti. Minchia, se vi ho fatto quel preambolo iniziale sono fortissimo. Tre con quella della leggenda. Probabilmente c'era successo una donna che voleva uccidere il marito, ma non in questo caso. Eh no. Quindi... Ma sarà più facile la quarta, che se mangi... Vi dovete lasciare like se è vero, eh. No, come è possibile? Aspetta. Quindi davvero quella più banale di tutte, le stringhe delle scarpe? Risposta sbagliata. Ma non ci credo. Ricordano le stringhe delle scarpe. No, ma così banale. No, ma pensavo di potervi dare un contenuto incredibile. E basta con sto sponsor. Mi devi pagare anche a me, maledetto. Dici cosa c'è dentro, dai. Bacon, pomodoro, acciuga. Sì. Mi dicono di no, non ha indovinato. Non è bacon, non è crudo di Parma. Crudo di Parma. Fra bacon e crudo di Parma, ragazzi, ce ne passa un botto, eh. Già noi abbiamo due piatti brutti e uno solo buono rimanente. Prego, quarta domanda, caro mamma. Qua sono forte, eh. Come si chiama? Ah, i gnocchi di pane! Sono delle palle che io ho comprato in quarantena, che vanno fatte nel brodo e sono molto molto buoni. Non, guarda, tanto appena esce vi dico subito, ma guardate, vediamo, non sono ravioli. Dai, dimmele le opzioni. Ravioli? No. Spazzli? Passatelli? Non sono passatelli. Canederli? Canederli! Dovrebbero essere i canederli, o spitzel. No, i canederli. Forse come sono gli gnocchi nel brodo? Beh, saranno i ravioli. No, sono i canederli. Mi avrei detto spazzli, però spazzli, direi spazzli. I canederli. Dai. Bravo Murri, bravo. Bravo Murri. Nicolò, che a un certo punto della puntata, tu non lo sai, ma potrebbe essere chiamata in causa. La campanella. Ruota mai. Mamma mia. Ma quanto mi piace. Di roccia pura, Fra, ti giuro che ti è andata di merda. Compa, questo aspettavo. Brutto. Allora, ho già mangiato. No. Lui probabilmente ha già mangiato. No, ma no, che palle. Questo qui, Niccolò, è uno scorpio. Che schifo. Effettivamente è a prova di bimbo. È uno scorpione nero. Mamma mia. No, mamma mia, regà. Mamma mia, regà. Sarà per caso il tronco o sarà per caso? Spero non il pugiglione. Credo sia il pene. No, il pugiglione è questo. Io posso darti un consiglio, andrei ad addentare il... Oh, se tu ogni tanto mi dai qualche feedback... Addio. Cioè, non avevo mai fatto la puntata con un manichino. Ragazzi, incredibile. Ma... Hai mai mangiato uno scorpione, una roba del genere? Sì. Ma per forza! Piccato. No, non dovrebbe... Cioè, guarda, non è qualcosa. Sembra quasi di tanto. Oddio tutto! Merda. Sa di cantiere, sa di... Sa di edilizia. Oh mio Dio. No. Dai, Murri, no, merdone! No. Sta sboccando tantissimo. No, mangio giù, mangio. Bravo! Porello! Ma non dare retta a sti infami! C'è il pezzo della roba di prima dentro. E ancora mi schivo. No, ma che... Mio Dio, ma poverino. Io penso sì, però che brutto, di... Dai, mancia lo schifoso di un Murri. Dai. Io già l'ho mangiato tipo 4 anni fa sta roba. Picchi a ridere.
Dai, morri. Mamma mia, che caga sotto. Pubblico. Sì, poi col montaggio dobbiamo sistemarlo un po'. Sul pubblico. Fai sentire come scrocchia. Che a lui vengono poi dall'altro davvero i colati, eh. Sa di cantiere, di la verità. No, madonna mia. No, non si sa di materiale di vetro. Sta cercando di non pensare che è uno scorpione. No, ma zio, non fa schifo il fatto che sia uno scorpione, fa schifo il sapore. Mamma mia, ragazzi, da sentirsi male. Dai, su. Dividendo solo due piatti, mia. Tutti su due che mangio senza un starto di motivo. Direi di passare. Ma va a morire lui. Oh, il fumo, la campanella. A me si stava smontando. Volevo dire. Ok. Vabbè, ma lui è molto timido. Adesso dovrei girare la ruota e in base al simbolo che uscirà piano, che mi sradichi tutto il set di spacco, saremmo catapultati in una dimensione. Ah, lui piano, a me fai forte, fai forte. Volevo dire. No, vai. La scatola. Ragazzi, quante ne potrei dire io? Ma davanti a noi ci sarà uno dei piatti cardine della prima stagione. Sarà mica un piatto buono. Chi deciderà chi dei due mangerà questo piatto? Tu, caro Nicolò, in base a come risponderai alla prossima domanda. Allora, io su questo fatto mi dissocio. Quando io sono andato a fare la puntata di Puoi Mangiarlo, alla fine è successo qualcosa e ma sono pesante. Nella puntata 3 di Puoi Mangiare, Brazzo ha mangiato quale piatto? Schifo. Questa non lo so, mi dispiace. Carapaggio gigante. La lingua di mucca. Non la so questa, non l'ho vista. Per me lo squalo marcio. Risposta sbagliata. No, infatti. Quindi lo devo mangiare. Brazzo Crew ha dovuto mangiare. Peggio dello sperma non poteva essere. La lingua, raga! La lingua, la lingua, applauso! Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Sì. Ragazzi, alla vostra. Gratis soprattutto. Guarda che bel pezzetto, è proprio so. È fredda. Sì. Ma non freddissima. Molto male. Devo mandarla giù? Se poi sì. Ma non gli dare retta! Ma non la devi mandare giù! Scusa. È carino! Cioè, invece che degli un scusa, gli hai detto un mortacci tua. Ah no, è dato. No, è la mia. Beh, che dire, questo revival è stato. Se fosse stata calda, con un po' di sugo. No, ma dai, ma io ti giuro che serie di merda. Dai. Il bubble tea è. Ah, vabbè. Ma il bubble tea è il tè con le sferette. Però forse quando è stata registrata questa puntata. Ma no, ma era recente. Dai, ma chi è che sbaglia questa? La mia puntata tutta pilotata. Mescolato con latte vegetale e pezzi di frutta da masticare. Che domanda è? Dai. A base di tè aromatizzato con perle di tapioca da masticare. No. Un frullato cinese a base di tè, latte vegetale e frutta. No. Un smoothie a base di tè e frutta con perle di tapioca. No. Del Brasile. Bevanda orientale con tè. Amata di Taiwan. Esatto. Le bagole di tapioca. Bagole. Si ciuccia con questa cannuccia abbastanza larga Vabbè. Succhiarle, e tu puoi anche succhiarle fino a metà e poi fare la fiola. Vabbè, comunque quello l'avevo detto io, dai. Correttissimo. Bevando orientale con te. Correttissimo. Però mi potevo sbagliare sull'orientale. Invece abbiamo imparato che è taiwanese. Certo. Beh, no, oddio, mi vengono i conati. No, che schifo, ragazzi. Cioè, è più stratificata di un croissant. Ma alle setole, sembra la pelle di un cinghiale, compadre. No, raga, mamma mia. C'è un pomodoro, che schifo. C'è un brufolo. Che merda, zio, no. Il fus della mucca. Mamma mia, sarà cuoio. Ma dai, grande Nicolò, top number one. Viva l'edilizia.
Può fare. Non so di un cazzo. No, allora, è che non sembra cibo. Ogni volta lo traini in inganno. Oh, dov'è l'acqua? Oh! Cioè, sembra di mangiare un... Mori sta per impazzire. Mamma mia, raga. Questo qua è un toast speciale a tre piani con... Cazzo, è vero. Siti con uova strapazzate, bacon croccante, formaggio cheddar, fesa di tacchino, insalata, pomodori e maionese. Questo è il tuo sponsor. No, ragazzi, grazie. Ma poverino, ma non si fa così. Dai! I toast li sapete fare, complimenti. Disse quello che ha stagione fa. Oh, buono, buono. Che vi devo dire? Bella come puntata, bella, ma non bella come quella che ci sarà verso febbraio. Che vi devo dire? Sembra un placement, ma non lo è. Murri, vai a cagare. Vedete voi quanti like lasciare, perché eventualmente possiamo fare queste reaction sui video di merda di Murri. Ciao.